Nessuno. A chi dovesse guardare questo video in futuro, siamo nell'anno 2020. Io sono Roberto Esposito e questo è il mio 10° giorno di quarantena nella città di Milano. È passata poco più di una settimana da quando il governo italiano ha emesso il decreto che impone a tutti i cittadini di restare isolati a casa e non avere contatti con altre persone per fermare la diffusione del coronavirus. L'insidia di un virus nuovo. Ma purtroppo tempo non ce n'è. Io resto a casa. Dobbiamo limitare gli spostamenti per evitare il rischio di allargare la diffusione del contagio. Chiusura di tutte le attività commerciali. L'Italia, zona protetta. Il virus si trasmette in maniera così. Questo coronavirus, casi di sieropositivi. Una cosa è certa, tutti dovremo morire. Da quando 60 milioni di italiani sono rimasti chiusi a casa con oltre 2500 contagi al giorno, io mi sono accorto che la situazione si sta evolvendo in diverse fasi. C'è stata una prima fase in cui le persone hanno sottovalutato la situazione e quindi alcune sono rimaste a casa a rilassarsi come se fosse una vacanza inaspettata, a stare sul divano, a dormire, a guardare un film nell'attesa che tutto questo passasse in pochi giorni, mentre altre hanno continuato ad uscire, ad andare in giro normalmente senza rispettare nessuna delle precauzioni, pensando che fosse solo un'esagerazione. La seconda fase invece è cominciata una settimana fa, quando le persone hanno capito che si fa sul serio e guardando anche le immagini di ospedali e terapie intensive hanno cominciato ad aver paura per sé e per i propri cari. Inoltre, essere costrette a restare in casa per così tanto tempo, mentre fuori le economie, i negozi, i posti di lavoro e le attività commerciali rischiano di fallire, è causa di uno stress a cui non siamo abituati. Il risultato è per alcuni la depressione, mentre per altri tutto quello che stiamo vedendo sul web e sui social in questi giorni. Siamo pronti! Sì! Cura dell'erba! Non mi dovete toccare! Coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, eviten... ¡Se lo faremos! Insomma, chi è in coppia non sopporta più la convivenza, chi è da solo non tromba più, chi si allenava non fa più sport, i bambini sono stanchi e fanno i capricci, chi usciva a ballare in discoteca o a cantare concerti è totalmente bloccato in casa. Io mi sono reso conto che così non si va lontano e che quindi è necessario passare ad una terza fase, quella in cui si smette di aspettare che tutto torni alla normalità in pochi giorni. Ma l'emergenza coronavirus non si risolverà in una settimana, probabilmente ci vorrà molto più tempo. Per questo credo che sia importante riprendere il controllo della propria vita anche durante la quarantena e dunque ristabilire comportamenti, stili di vita e abitudini per trovare un nuovo equilibrio sia fisico che mentale. Tuttavia ci vogliono dai 3 ai 10 mesi per cambiare le abitudini di una persona, ma se la nostra vita cambia così drasticamente, noi siamo costretti a trovare un nuovo equilibrio in molto meno tempo. Io ho deciso di provare a farlo iniziando in due modi. 1. Tenendo questo video diario, che chiamerò Manuale di resistenza per italiani in quarantena, così da iniziare a ristabilire una nuova routine nella mia vita con qualcosa che sia costante. E 2. Con qualcosa che mi aiuti da subito a ridurre lo stress, per cui a partire da oggi migliorerò la mia forma fisica. Sono anni che mi riprometto di mettermi in forma, ma poi non ho mai il tempo per allenarmi con costanza. Adesso invece il tempo ce l'ho, per cui rispolvero il vogatore, i pesi, gli attrezzi e inizio ad allenarmi. 1 ora al giorno... tutti i giorni.